Si schianta sul foglio come uno che si getta da un palazzo di 20 piani in una scena a rallenti. Una lacrima. L'inchiostro si allarga come sotto una lente di ingrandimento. Il foglio l'assorbe. Eccola lì, la nostra lista delle cose semplici sulla pagina del quaderno a quadretti di quinta elementare. L'ultimo anno da bambine sognando i banchi delle medie. Nella mia vecchia stanza tutto è rimasto fermo, tale e quale a 20 anni prima. Le stanze dei figli morti sono tutte così, sospese, tenaci, impermeabili al tempo, inceppate. I poster di Johnny Depp e dei Take That, gli sticker di Cioè consumati sulle ante dell'armadio, i barattoli con la sabbia di mare di un'estate che avevo giurato di non dimenticare mai, l'ombrellino del primo gelato preso al Bar Sombrero a Riccione, da sola, con le amiche, con il permesso di mettere il rimmel. Il diario delle superiori che toglieva spazio ai libri e che alla fine del 2002 era diventato un'enciclopedia del disagio adolescenziale. Sulla mensola del mobile dei compiti ci sono le foto delle gite di classe. Era il maggio del 2002. Non avrei mai più portato i capelli corti come a 15 anni. Guardando quella foto capisco perché avevo aspettato tanto il mio primo bacio. Adesso che di anni ne ho quasi 30, sul mio viso non c'è più traccia della baffutaggine della gioventù, i capelli li ho lunghi sotto le spalle, il mio castano naturale si è perso nel tempo sotto strati di tinture, mesh e chatouche. Ho le unghie rosso jungle. Con in mano la lista scritta da me e da Sara, qui, dentro la mia stanza, ho la conferma di quello che penso da tutta la mia vita. Non si deve mai tornare nei posti o nei pensieri in cui si è stati felici. Si rischia di provare delle emozioni. Thank you.